Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario e Luigi, Superstar Saga, più Scagnozzi di Bowser. Continuiamo il nostro viaggio all'interno del regno di Fagiolandia. Dobbiamo ancora prendere confidenza con i comandi Benvenino. Abbiamo già sconfitto un paio di nemici importanti, quindi siamo piuttosto forti. Ok, qui salto doppio. Eccoci qui. E poi... Ah, ma anche da qui si poteva fare, ok. Chiaro. E andiamo così. Bene. Fungo voilà, ottimo. Bello questo remix della grotta. Dell'Underworld Theme. Bello. Oh, siamo all'aperto. Che bello, si respira aria. Briganti! Ma chi è? Oh cielo! Finalmente vi abbiamo trovato! Cosa ne avete fatto del principe Fagiolino? No, ci sono dubbi. Siete stati voi a rapire il principe, ne sono certo. Ci sono testimoni, confessate, briganti. Cosa? Dite di essere Mario e Luigi? Menzogne! Le ore del regno dei funghi non verrebbero fin qui per alcuna ragione. Quei due non dicono bugie. Sono venuti per inseguire la strega Ghignarda. E sono più forti di quel che sembra. Questa è la sua comparsa. Chiedo scusa. Prima dal villaggio Tiritera ci è giunta la notizia che il principe Fagiolino è stato rapito. Stavamo solo cercando di capire chi sia il malfattore. Stando ai testimoni, il rapitore del principe Fagiolino indossa uno strano elmetto e dice sempre disgustevole. Beh, se scoprite qualcosa fatecelo sapere. Riprendiamo le ricerche. Prima però il menu. Ho una salopetta da provare. Oh, che bellino. Ah, sì, qua è solo con un... qua ci vuole un altro potere, sì. Qui siamo nel villaggio Tiritera, sulle pendici della montagna Tiritera, ovvero il Monte Sacro. Ognuno dovrebbe salire sulla montagna di Ritera almeno una volta, si vede tutta Fagiolandia. Scendendo a valle arrivate al villaggio che circonda il castello di Fagiolandia. I cittadini sono molto più modagliari di noi paesani, li adoro. Adoro, scusate, ho detto proprio male. Per recarvi sulla montagna di Ritera potete farvi portare dal drago, l'Igualunda o andare a piedi. Salire a piedi è faticoso, ma se vi fate portare dal drago arriverete in un attimo. Ehi, ai confini del villaggio ho visto il principe Fagiolino. Ne sono sicuro, uno strano tipo con l'elmetto l'ha portato sulla montagna. Che figo quello con gli occhiali. Si vendono nocciole, chi ne vuole comprare? Dunque, più 2, riporto 3, 72 monete. Non ce le ho. Ah no, le ho invece. Mi conviene comprarle? Aspetta il drago Lingualunga, ma lui non torna. È partito dicendo di aver visto uno che somiglia al principe Fagiolino sul monte, ma se non torna lui non riusciremo a raggiungere la cima e non è una cosa buona. Ok, che succede qui? Oioi. Praticamente in questa montagna, grazie al popolo Tiritera, è fiorita una piccola agricoltura. Ancora oggi molti sono i misteri e qua e là si trovano tracce della cultura Tiritera. Vedo. Le scritte sui muri sono titeroglifici di antica lingua. Riportano numerose barzellette inventate dalla civiltà Tiritera. Cosa? Volete scendere fino alla città? Allora tenete sempre alla sinistra su questa strada. Salve. Siamo i discendenti del popolo che ha sviluppato la cultura di Ritera. Siamo nel cuore di Fagiolandia, ma questo paese ospita molte razze diverse come la nostra. Incetta di monete. A parte che non serve qui il doppio salto. E qui cosa c'è?
Oh, wow. Che belli gli spruzzi della cascata. Vorrei poter restare qui per sempre. Dici? Oh, è vero, qui Mario può diventare gigante. Però aspetta, però non posso saltare in questa maniera dopo. Ciao. È inutile, anche se mi venite addosso non mi fate cadere. Chissà se riempendolo d'acqua poi però non può saltare, no? C'è solo pestone. A qualcosa serviva, ma non ricordo. Ah, eccolo. Tutto questo per una moneta, davvero? Anzi no, proseguiamo per di qua invece. Finché il ponte non viene riparato non si può salire sulla montagna. Ma io veramente avrei la soluzione a questo problema. Questa è la dimora dei fratelli Fabbro, Mazza e Picchio. In questo momento sono usciti per cercare le lacce necessarie per costruire i loro martelli. Certamente il loro ritorno è prossimo. Quindi qui prendiamo i martelli. Dobbiamo andare in città ora, l'unica soluzione possibile. Questa vita paesana è noiosa, vorrei trasferirmi in città e divertirmi un po'. Bah. Avete già incontrato Mazza e Picchio, i Mastri Fabbri? No, stiamo andando a cercarli proprio ora. Continuando sempre a sinistra si può scendere fino ai piedi della montagna. Oh cielo! Ridacci il principe fagiolino! Ehi, farabutto! Oh no! Voglio gli sgostomatici! Pensavo di avervi sconfitti con Bowser! Orrendevoli! Orrendevoli! Mi avete raggiunto mentre mi stavo occupando del principe fagiolino! Che rabbia! La strega ghignarda è ormai nel castello di Fagiolandia e intenta preparare un nuovo piano. Non riuscirete certo a fermarla in tempo, ma per ogni arrendevole evenienza, vi fermerete qui! Che rabbia! Se non distruggerete questa pietra non potrete più scendere da questa montagna! Eccoli qui! Ecco l'ultima pietra! La forza dei fratelli Fabbro sarà finalmente svelata! Questa pietra è la nostra ultima possibilità! Questa pietra non va bene! Non possiamo fare martelli! Ehi, voi che ci fate qua? Cosa state guardando? Cosa? Volete che vi facciamo un martello? Ehi, quei due li conosco, sono Mario e Luigi di Regno dei Funghi. Sono maestri in salto e martello. Già, già, è vero. Adesso mi ricordo. Ma due persone così famose perché si trovano in un posto simile? Perché hanno bisogno di un martello? Per produrre il martello serve la pietra Blocco, che si trova in cima al monte. Ma dato che il drago Lingualunga non è tornato, ora non ci possiamo andare. Il Blocco è una pietra dura, in grado di infrangere qualunque cosa. Scaleremo volentieri in monte per prendere il Blocco, ma non siamo bravi a saltare. Ma certo, ovvio! Voi due siete maestri di salto, vero? Allora andate sulla montagna a prendere il blocco, va bene? Sarebbe ottimo! Se ci riporterete il blocco vi faremo un martello speciale! Faremo del nostro meglio! Aiutateci e vi aiuteremo! Quindi dobbiamo andare sulla montagna e fin qui è tutto chiaro. Oh, hanno riparato il ponte! E questo ci ricarica tutta la salute e tutti i punti, fratello. Oh no, nemici nuovi! Dobbiamo affrontarli tutti! Come
come scalare la montagna. Per superare piccoli dislivelli usa X. Il trucco sta nel conservare le forze saltando contemporaneamente. Assicurati di controllare la mappa per pianificare meglio l'ascesa. Ok. No, non voglio rileggere, ho sbagliato. Let's go! Let's go! Luigi purtroppo ci sta prendendo un bel po' di danni. Purtroppo. Oi oi, questo non l'ho proprio visto. Ok, prendiamo anche questo. Perfetto. Ah, ok, mi sa che qui poi... Pericolo tornado. Chi non ha paura di roterare prova a farsi trasportare. Va bene, però prima affrontiamo ogni nemico. Wehey, Mario sale di livello. Let's go. Ti dai un punti salute a te, dai. Che ha messo benino Mario comunque. Non è malvagio come punteggio. Ah, ma c'è il teschio qui. Com'è che si chiama? Tartos. Beh certo, sì, che nome voleva essere. Anche io che domande faccio. E anche Luigi sale di livello. Prende un po' meno punti di Mario, o meglio, forse ci vogliono più punti per lui. Ma non ha importanza, diamoglieli in attacco. Bene! Stavo rivedendo dei gameplay del gioco vecchio, quello originale, e mi sono accorto che qui abbiamo molti più funghi, molte più cure. Il gioco è veramente molto più semplificato, ecco. Quindi non era la mia impressione che il gioco fosse un pochino più semplice. Allora, qui non esce acqua però. Che succede? Fontana della montagna tiri terra. Ok. Attenzione, acqua risorgente, non dovete... Ok, sì, questo abbiamo già fatto l'altra volta. Quindi devo spruzzarla qui. Ok, però non posso andare indietro perché non c'è altro modo poi. Sì, quindi di là devo trovare un altro modo. A meno che non sia aperta ora. No, non si è aperta. E quindi come si fa qui? Non si fa. Semplicemente. E vabbè. Qui abbiamo fungo. Ok, siamo qui. Aspetta, 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 fammi mettere bene. Perfetto. Proseguiamo. Oi oi. Fagioli. Sbatto sempre. Ah, possiamo venirci dopo. Magari se ripulisco l'area è meglio. Allora, questo mi sa che ci porta a prendere la roccia che ci serve per i martelli, credo. Quindi
Quindi proseguirei di qua prima, anche perché se non faccio di qua prima non posso fare niente. Ci sblocca l'acqua qui. Ok, nice. Ah, è qui, è finita? Ah, ok. Eccoci qua. Immagino che qui ci sia una lotta contro un boss, vero? Io sono il totem Tiritera, l'arma dell'antica civiltà Tiritera. Proseguendo, la via è ancora più ardua. Sarete in grado di vincere le difficoltà? Accettate la sfida? Sì. Nei prossimi 35 secondi dovete prendere 10 unità di spirito Tiritera. Saltate da un masso all'altro senza mai toccare terra. Ok, sfida superata. Ora la prossima sfida. Sconfiggetemi! Let's go! Okidoki. Allora cominciamo. No, come... Ma no, questo... Sì, dovevo distruggerlo, questo era chiaro. No, Luigi, ma perché non salta mai? Aha. Ah, devo imparare a schivare. Niente, non mi salta Luigi. Oh. Hai imparato il super salto rimbalzo. Forte! E dai, che ho saltato stavolta. Devo distruggergli quello che si rompe, quello che... dove non si nasconde. Così dopo si sbaglia a nascondersi e rimane scoperto. Volevo appurarlo. Sì, è proprio così. Niente ragazzi, non riesco a difendermi, boh. Non lo so, non... O agisco troppo in ritardo, non lo so. Let's go.
Ah, sconfitto così? Pantaloni totem, nice. E anche Luigi sale di livello. Ottimo, siamo tutti quanti a livello 7 ora. A te in punti salute, Luigi, perché mi sa che i punti salute sono la migliore cosa da aumentare a tutti e due. Bravi, avete superato anche questa sfida. Ora preparatevi ad affrontare la scalata alla cima. Ottimo. Molto molto bene. Bene, nel prossimo episodio affronteremo l'ultima parte della scalata alla cima del monte Tiritera. Però prima di concludere il video, io mi prenderei sinceramente questi qui che non ho preso. Ok, nice, grazie. Ottimo. Quindi, per concludere il video, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per i miei social e ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Ciao!